Luigi Crocenzi ha finalmente la sua grande mostra, che va oltre le fotografie scattate in mezzo secolo. Al Terminal di Fermo, dedicato a Mario Dondero, l'artista viene raccontato anche nel suo ruolo di sceneggiatore e spalla dei grandi, Vittorini e Mulas su tutti. Luigi Crocenzi, cosa rappresenta e qual è il valore di questa mostra? Dunque, questa mostra ha un valore innanzitutto documentario, cioè documenta l'importanza che Luigi Crocenzi ha avuto nella storia della fotografia italiana, molto sottovalutata, misconosciuta, e che quindi sta mostra dovrebbe riaprire una finestra su questo personaggio fermano che ha avuto una grande importanza. Fermo e la fototeca si confermano uno scrigno anche di tesori nascosti. Sì, beh, in qualche modo sì, anche perché a fianco di Crocenzi noi abbiamo lavorato già molto intensamente su un archivio che era quello di Vittorio Gioventù, segretario del Fotocine Club, un suo collaboratore, un seguace delle sue teorie sul racconto fotografico. Cosa dovrebbe spingere un visitatore a venire a Fermo e al Terminal per questa mostra? A vedere una mostra che è diversa da tutte le altre, perché questa ha molta documentazione, ha dei video che sono degli inediti assoluti per il territorio. Assessora Nicola Anzidei, qual è il valore di questa mostra e cosa significa Crocenzi per Fermo? Il valore di questa mostra è enorme perché questa mostra chiude un circolo che è stato inaugurato all'apertura del Terminal, uno spazio che è stato recuperato, riqualificato, restituito alla città e dedicato all'arte e alla cultura. Uno spazio che è stato un po' pensato come tempio della modernità e quale migliore ambasciatore della modernità se non la fotografia? E parlando di fotografia non possiamo non citare quelli che sono stati grandi artisti, grandi maestri legati al nostro territorio. Tanza è enorme, è importante per valorizzare questo spazio, è importante per il territorio, per la storia della fotografia, in un luogo in cui, come dire, di artisti ce ne sono tantissimi, bravissimi, riconosciuti in tutto il mondo e quindi è giusto anche che qui vengano celebrati e che si cominci a conoscere Fermo anche per la fotografia. In questa ci sono tantissimi materiali perché comunque Crocenzi era una figura estremamente eclettica. È stato un autore, nella prima parte della mostra ci sono dei fotoracconti inediti, ci sono le foto fatte in Sicilia insieme a Vittorini, il lavoro fatto sui pescatori di San Benedetto, però poi c'è tutta la seconda parte, qui invece comincia il Crocenzi, promotore di tantissime iniziative legate al fotoracconto, tantissime pubblicazioni, fotolibri, i Crocenzi che lavora con Telescuola, ci sono i lavori di Ugo Mulas e Mario Giacomelli, realizzati a partire dalle sceneggiature che Crocenzi aveva scritto per loro. Quindi è una mostra ricca di materiali che provengono da tanti archivi sparsi per l'Italia e che in qualche modo vuole restituire a Crocenzi la statura che comunque aveva anche nel panorama della storia, della fotografia italiana. A Luigi Crocenzi era dovuto alla città, era dovuto ai tanti appassionati e veramente artisti della fotografia del nostro territorio, che qui vedo e non solo loro, perché vedo l'arte insomma anche a 360 gradi era rappresentata. Ma mi piace ricordare un fatto, che per fare progetti di qualità, soprattutto su un tema dedicato, delicatissimo come quello della fotografia, che ha avuto dei protagonisti assoluti a livello internazionale proprio in questa regione, alla fine si finisce sempre per lavorare più o meno con le stesse persone, perché sono studiosi, sono accreditati, sono persone che hanno cura del lavoro che fanno e hanno cura delle figure che mirano a valorizzare.